Buongiorno a tutti e bentornati sul canale YouTube di cellularemagazine.it. Io sono Luca Figini e oggi sono in compagnia dell'attesissimo nuovo smartphone di Nokia, ovvero il Lumia 800, che porta al battesimo Windows Phone 7.5, ovvero la release Mango del sistema operativo di Microsoft. Il Nokia Lumia 800 sarà in vendita nei prossimi giorni e questa è la scatola che troverete nei negozi sugli scaffali, che come vedete è tutta in blu, in perfetto stile Nokia. E lo smartphone si trova al suo interno. Questo è il Lumia 800, questa è la versione nera, in fattispecie, ma sarà disponibile anche in azzurro e in fucsia. E nella scatola dello smartphone, del telefonino, troverete anche di serie la custodia in silicone, i manuali, le istruzioni di utilizzo, il caricabatteria con porta USB, il cavetto micro USB per ricaricare lo smartphone e infine gli auricolari stereo con il voce integrato. Dunque, vediamo un po' questo attesissimo nuovo smartphone di Nokia. Togliamo la protezione trasparente. Questo è l'aspetto che assume il Lumia 800, è totalmente nero con questo scocca unibody che quindi non presenta punti di accesso alla batteria. Sul retro ho posto la fotocamera da 8 megapixel con lenti Carl Zeiss Tessar, assistita da un LED flash. Sulla parte destra troviamo il bilanciere per il volume, il tasto di accensione e il tasto di scatto. Sul fronte ci sono i classici tasti di Windows Phone per tornare indietro di un passo, per accedere al menu principale del sistema operativo e per attivare la ricerca con la capsula auricolare in alto proprio sopra il marchio Nokia. Liscio il lato sinistro, sotto c'è la foratura per l'altoparlante e il microfono e infine arriviamo alla parte superiore dove c'è il jack da 3,5 mm e il vano per inserire la scheda SIM. Allora, per inserire la scheda SIM bisogna innanzitutto premere qui, come dice l'istruzione, e si trova la porta micro USB e poi bisogna fare slittare questo componente ed ecco qui. Questa è la slitta per la scheda SIM, che come si nota, novità, è in formato micro SIM. Quindi la scheda telefonica è esattamente identica a quella per l'iPhone 4, l'iPhone 4S e l'iPad. Quindi è in formato ridotto e non quello standard. Inserite la SIM, la rimettete nel suo vano e accendiamo il Lumia 800. Come accennato, si tratta del primo smartphone con Windows Phone 7.5. Giusto per fare un paragone, intanto che aspettiamo che si avvia, le dimensioni sono leggermente superiori, per intenderci, a quelle di un iPhone 4S, seppur lo spessore è comparabile. Ed eccolo qui. Windows Phone 7.5 su display AMOLED Clear Black da 3,7 pollici con risoluzione di 480x800 pixel, che è in linea con gli altri dispositivi animati da Windows Phone. L'interfaccia, come potete notare, a parte i live tile già visti, ovvero questi quadrati che si animano a seconda dei contenuti e dell'utilizzo che ne fa l'utente del telefonino, sono in questa tonalità blu e non azzurra prevista da Microsoft, ma blu Nokia ovviamente. Il sistema operativo è animato da un processore single core a 1,4 GHz e per la cronaca è il Qualcomm MSM8255 assistito da 16 GB di memoria di storage e 512 MB di RAM. Il Lumia 800 prevede una rete GSM e UMTS HSPA, quindi che può scaricare a 14,4 Mbps e inviare file a 5,72 Mbps. Direi che come caratteristiche ci siamo. Vediamo un po' la personalizzazione che ha fatto Nokia di questo Lumia 800. I live tile, l'interfaccia e menu sono sostanzialmente identici a quelli di qualunque altro Windows Phone.
non ci sono grosse differenze. La vera parte dove Nokia è intervenuta riguarda i programmi a corredo e quindi partiamo da quello che è più atteso, ovvero il Nokia Drive, che è il navigatore di Nokia. Funziona direi in maniera eccelsa perché ha tutte le funzioni che si trovano già sui Symbian. Qui ha già trovato la navia, per intenderci adesso proviamo a impostare la destinazione, recentemente abbiamo già trovata una. Le mappe sono in locale, si scaricano al primo avvio, meglio connettersi a una rete wifi in questo caso perché per esempio le mappe dell'Italia pesano più di 300 mega, quindi una volta connessi in wifi scaricate le mappe in locale dell'Italia, dell'Europa, del mondo, quelle che vi servono e a questo punto indicate la destinazione, guida verso, ruotate eventualmente il telefonino in senso orizzontale, ha trovato la strada, avvia. Adesso svoltare a sinistra e poi svoltare a destra. La voce anche in questo caso è, oltre che essere molto bella, ben fatta, precisa, va scaricata a parte e in questo caso il download è di poco meno di 5 mega e quindi questo è un navigatore, di fatto è un navigatore a tutti gli effetti perché può funzionare in 2D o in 3D e permette di verificare anche eventuali altre opzioni come punti di riferimento, quindi all'interno della strada indicare dei monumenti, dei palazzi in maniera più evidente rispetto ad altri, quelli più importanti chiaramente. La voce di navigazione, come vi accennavo, va scaricata, in questo caso è impostata all'italiano, ma possono essere scaricati in qualunque altro idioma. E la mappa, gestione delle mappe, come dicevo prima, qui c'è installata l'Italia, però potete scaricarla di qualunque continente. Altra funzione interessante che Nokia ha previsto per personalizzare il suo telefonino è Nokia Mappe. Nokia Mappe è, in questo caso in versione beta, è la trasposizione di quello che già si vede sui Symbian. Quindi sono le mappe con vari livelli di intervento, si possono vedere i satelliti. Una mappa satellitare con le foto catturate chiaramente con una versione fotorealistica. Anche in questo caso si vedono alcuni punti di interesse interessanti oppure i mezzi pubblici, quindi in questo caso potete vedere che linee passano in questa zona del tram, dell'autobus, col solito sistema del pinch to zoom, si esegue lo zoom delle informazioni. Si possono guardare i luoghi nei paraggi, in questo caso probabilmente troverà un ristorante, ma ce ne sono tanti altri a seconda della zona in cui vi trovate. E poi c'è Nokia Musica. Nokia Musica va a braccetto con Zoom, che è il classico player multimediale di Windows Phone, e quindi si integra perfettamente con le funzioni. In più aggiunge la cartella musica e soprattutto aggiunge una serie di altri contenuti. Per esempio, la mia musica, che è quella che caricate, ma la cosa più interessante è la Mix Radio, che non sono altro che delle playlist che Nokia ha già preparato. Per cui, per esempio, nella rock metal classici troviamo delle canzoni. Prima stavamo ascoltando in streaming, una canzone. Potete anche avanzare, ci sono varie proposte. Sostanzialmente è come se aveste della musica in locale, ma in realtà la state ascoltando in streaming gratuitamente dal sito dal servizio previsto da Nokia. C'è chiaramente la possibilità di acquistare canzoni, ci sono i concerti, quindi l'elenco dei concerti, c'è lo store. C'è lo store. Per acquistare musica dovete in questo caso definire un account per poter essere indirizzati poi all'interno dello store. Eccolo qui, e da qui potete acquistare top brani, top album, ci sono le classiche classifiche, potete scegliere per categoria, insomma potete sbizzarrirvi a comprare o ascoltare gratuitamente la musica in streaming da Nokia Musica. Altro livello di intervento attuato da Nokia sono le app highlights, queste,
Ovvero no, che all'interno del marketplace di Windows Phone, che ormai conta più di 30.000 applicazioni, sceglie per voi quelle che vi consiglia di installare. Quindi in questo caso vi consiglio di installare Gazzetta dello Sport e il client di Groupon, ma ce ne sono tante altre. Twitter, TripAdvisor, SkyGuida, c'è WhatsApp, c'è quelle della sera, Adobe Reader, Wikipedia, insomma giochi che si interfacciano con il client di Xbox Live, che è sostanzialmente questo. Nella parte dei giochi definite un profilo di Xbox Live, in questo caso mi sono fatto l'avatar più o meno simile a me, e se avete un Xbox a casa, come ogni altro Windows Phone, potete verificare lo stato di avanzamento dei vostri obiettivi all'interno dei giochi, oppure verificare se ci sono dei vostri amici in linea per chattare o per dialogare, oppure scaricare appunto dei giochi. Nokia ve ne propone alcuni di più interessanti, sia all'interno delle app highlights, sia all'interno dello stesso Xbox Live. Quindi spazio multimedia, fino ad abbiamo visto la navigazione ai giochi, ma c'è anche spazio per lavorare, perché c'è Office in versione completa, quindi proprio Office di Microsoft, quindi permette non solo di aprire documenti che già avete creato in Excel, Word, PowerPoint e in OneNote, ma anche di crearne di nuovi. Per esempio, per creare un nuovo documento di Word vuoto, io ho tutte le funzioni, lo salverò, lo scrivo, anche in questo caso con la tastiera in orizzontale, e poi lo salvo. Lo salvo in formato doc, quindi posso caricarlo su SkyDrive, posso tenerlo sul telefono e quindi inviarlo a questo punto a un contatto, ed è un formato apribile dal computer, perché è un formato docx di Word. E poi c'è la navigazione web, Internet Explorer 9, che non ha nulla da invidiare gli altri browser per smartphone. È molto veloce, molto efficiente, permette di vedere i contenuti, certo non ha flash, ma per scelta in questo momento di Microsoft, ma non per questo è inferiore alla concorrenza, anzi è molto veloce, ha un sistema di rendering particolarmente efficace che si appoggia al sotto reparto grafico del processore di Qualcomm, e in wifi soprattutto permette di avere una navigazione che è, direi, perfetta nella maggioranza dei casi, e alcuni siti oltretutto sono già ottimizzati per la parte mobile, quindi li vedete in modo perfetto. È un browser efficiente, come potete vedere, non da eccepire, anzi direi che il motore della 9, quindi, che è stato integrato in Mango, è quanto di meglio oggi si possa avere su uno smartphone. Altre cose sono i contatti. I contatti sono gestiti alla perfezione, ma questa non è una novità per questo sistema operativo e per quanto ci è abituato a far vedere, perché nei contatti si possono mettere tutta una serie di contatti che derivano dai social network. Quindi, per esempio, io ho configurato come sorgente non solo la SIM, ma anche le rubriche di LinkedIn, Twitter, Facebook, Google e Windows Live. Quello che fa Windows Phone è sostanzialmente di mettere per ogni contatto una serie di riferimenti, quindi non solo, per esempio, il numero di telefono, ma anche l'ultimo commento su Twitter, l'ultimo status pubblicato su Facebook, e mi permette di interagire in maniera in tempo reale pubblicando commenti e commentando gli status, io stesso aggiornando il mio status, inviando foto, e quindi avendo proprio in mano un sistema integrale di comunicazione, perché posso mandare SMS dallo stesso contatto, oppure telefonare, oppure commentare quello che ha pubblicato, e quindi è, direi, ben fatto, quantomeno ben fatto, anche perché i contatti disponibili sono tantissimi, oltre a quelli che abbiamo visto dei social network. Per chi lo utilizza può interfacciarsi con Outlook, quindi con Exchange, oppure con la Nokia Mail, con Yahoo Mail, oppure a questo punto configurare un account di posta elettronica che è col POP, IMAP, eccetera. Direi che al momento è tutto per farvi vedere in anteprima le novità dell'Lumia 800, e vi do appuntamento ai prossimi giorni per una serie di altri approfondimenti su quello che propone Nokia con questo
nuova vita legata a Windows Phone 7.5. Per il momento è tutto e ci vediamo presto sul canale YouTube di cellularemagazine.it. A presto da Luca Figini.